Signori, bentornati nel secondo episodio di Minecraft Hardcore. L'altra volta ci eravamo lasciati che avevo esplorato i due villaggi, avevamo raccolto tutte le risorse, avevamo trovato anche un botto di cibo che ora ci servirà per sopravvivere. Io off camera ho già spianato questa piccola zona di un layer di terra e poco fa un villager è arrivato qua e l'ho intrappolato. Infatti il golem è intento a uccidermi. Pensavo fosse despawnato, invece si è finito lì sotto. L'obiettivo di oggi è sicuramente raccogliere i materiali per fare una casa e magari già riuscire a fare l'incendio. Hunting table sarebbe una bella cosetta da infilare da qualche parte. Quindi ci vediamo tra un po' di tempo quando avrò raccolto un po' di roba. Bene, direi che così può bastare. Abbiamo un po' disintegrato sta foresta, però non importa. Ora possiamo ripiantare i sapling. Effettivamente se attacco il golem con le uova mi vuole male, poi non sembra. Ok, no, subito a dormire ragazzi, subito a dormire, perché se mi ammazzano il villager quelli sono problemi, quelli sono grossi problemi. Che poi schifo le animazioni di Minecraft, ogni volta Lunar Client mi rompe tutto il gioco ragazzi, cioè è una roba incredibile. Da quando ho installato Lunar Client su sto computer mi rompe i coglioni. Devo avviarlo entro domani magari, poi devo andare qui, devo andare qui, devo andare qui e devo fare tipo così, così, e poi devo riavviare il gioco, che per fortuna su MultiMC si avvia in 2 secondi, giusto? Ah ecco. Vediamo un po' se si è fissato. Ho bisogno di prendere danno. Sì, si è fissato, bene. Quell'animazione bruttissima della 1.7 che ti sbatte la visuale in alto mi dà fastidio. Ora è molto meglio. Se rompo la chest poi sono problemi. Allora, noi abbiamo anche i lectern, abbiamo gli smeraldi e abbiamo le canne da zucchero che andiamo a piantare subito. Se mi esplodeva in bocca era un problema molto grande. Ah, abbiamo il secondo villager da intrappolare, perfetto. Vai tranquillamente. Sì, qua c'è il tuo amico, vai col tuo amico, dai. Devi solo andare lì nel buco, dai, ti prego. Devi solo andare lì sotto. Grazie, sei stato perfetto. Evita pure perché non voglio che mi scappate. Poi rompiamo questo, lo rimettiamo e loro perdono il lavoro. Ora, intanto ci sono 3 Iron Golem, ok? È già notte, no, non è vero. Dovremmo costruire una mini base, anche perché non credo farò delle bellissime costruzioni in questo mondo, ma almeno qualcosa di basilare dico che dovremmo farlo. Classica casa quadrata, porta, perché non ho voglia di farla dritta, con le porte che faremo una sola perché non ho voglia di farne di più. Ma sapete che sinceramente io il pavimento lo faccio con questo legno qua. Però non credo mi basterà. Infatti, allora lo rimuoviamo dai lati. Tanto qua non si vede. Nemmeno qui. Anche qui. Qua bisogna lasciarlo. Però si può togliere questo e questo e questo. Va, che genio che sono. Si mette la porta lì e la casa l'abbiamo già quasi finita, anche perché fa schifo, però sinceramente non mi interessa. Mi servirebbe un po' di stone. Vi taglio la parte in cui raccolgo la stone perché sarebbe troppo noioso. Allora signori, ho riesumato un po' di vetro e anche un po' di stone che ho fatto già trasformare in pietra. Il vetro ne ho preso parecchio, così almeno potremo in futuro fare altri tipi di costruzioni. E ovviamente qui non ho calcolato che ci andranno 2 pilastri in legno. E sopra
qualcosa del genere. Anzi, no, lo faremo con le scale. Deve essere una casetta piccola, funzionale, non per forza carina. Ma sapete che oggi voglio di giocare con le shaders e quindi giocheremo con le shaders. Ecco, queste non sono già male. Adesso, se non vi dispiace, secondo me la miglior idea per questa mini casina è quella di utilizzare le scale in questo modo per fare la parte superiore. Non è male. Anzi, io direi che mi piace quasi. Sì, sarà qualcosa di piccolo, però ora ci serve anche un tetto. Cosa cui non ho pensato. Infatti faremo... Non so come fare il tetto. Una roba del tipo... Improvvisatissima random. Che esce fuori tipo così. E che poi... Così. Allora, una roba così. Che poi ha una specie di... ma se facessi tipo... Che qui inizia a salire prima. Poi vi fa così, completo anche questa zona e vediamo come esce. Oh, ma salve, lei è il nuovo arrivato in casa? O sarà il nuovo a finire dentro il buco con gli altri? Perché lei sarà quello nuovo a finire nel buco con gli altri. Venga, venga, c'è un lavoro per lei. Il suo lavoro è semplicemente restare in questo buco. Sì, vada, vada. No, no, venga di qua, venga di qua, venga di qua. Perfetto. Lei ora deve andare nel buco. No, ritardato di un villager. Io ti rompo il lavoro e ti mando qui. Infame. Vieni, vieni, vieni. Ora, perfetto. Se volessi andare con i tuoi commilitoni. Bravo, perfetto. Vai tu nel buco da solo? Ho detto nel buco. Vai in quel. Oh, guarda come mi dribbla. T'ho dribblato io. E adesso resti lì. Ciao. Loro credo che li porterò tramite un tunnel sotto casa e ci farò gli esperimenti. Comunque, quest'idea non mi dispiace di fare così la casa, quindi qua facciamo una roba del genere. Ma mi scusi, eh? Io ho messo la slab dall'altra parte e ha funzionato. Ah, perché l'ho messa sotto, ovviamente. Beh, devo dire che così non mi dispiace, sinceramente. Magari giusto aumentare qui il cucuzzolo. Ho finito le slab. Non si può ancora dormire, però ho scelto che rimarrà così la casa. E qua ci metteremo i pannelli di vetro per fare una specie di secondo piano a mo' di soffitta. Che mi sa che dovrò fare con le slab, perché se no esce fuori un casino. 18 dovrebbero bastare. O forse no. Bastano, però spostiamo questi due. Almeno esce una roba del genere. Con gli stick ci facciamo un po' di scale. Perfetto. E a sto punto sopra ci mettiamo il letto, qua al centro. Credo che non sia stata una brutta idea. Anche perché ora possiamo spostare tutte le ceste di sopra se voglio. Oppure metterci qualcos'altro. Qui sotto piuttosto devo farci una specie di cantina in qualche modo che scenda. O qua. Sì, qualcosa che scende potrei crearlo. Però non ancora. Credo che inizierò a spostare le ceste all'interno. L'ultimo spazio lo usiamo per questo. Mentre qui metteremo le cose di valore un po' più alto, come minerali e altre cose. Oh, tu sarai il prossimo indesiderato a entrare. Va bene, sarai il prossimo che entrerà nel buco con gli altri. Tolto tutto. Bene, signor villager, è ora di venire con me. Venga, venga, c'è un lavoro per lei che l'aspetta, che è finire con gli altri lì dentro. Ehi, vai lì, perfetto. E anche tu sarai lì dentro per sempre. Ora, sicuramente dovevo fare delle torce che metteremo qua. Qua per illuminare, ne facciamo altre. Bene, vediamo un po' come è uscita la casetta. Non è bruttissima, dai. Poteva uscire qualcosa di più carino, ma mi sa che lì ci manca una slab. Forse qua si può togliere. Beh, già meglio. È un po' strana, però forse se lì ci mettiamo un bel vetro, è meglio. Sì, finito i vetri, andiamo a farne altri. Questi li lasciamo qua invece. Uno. Visto che dobbiamo continuare le costruzioni qua, visto che è parte del pavimento, mettiamo il legno. Il sotto lo farò in questo momento off camera. Lo
lo scavo almeno, e poi vediamo insieme come decorarlo. Allora signori, rieccoci tornati, ho fatto un piccolo stanzino, nulla di che. Ho già creato 4 buchi dove portare i villager. Questo qua è un po' più lungo perché va già verso la zona in cui sono. Direi che qui va torcificato un po', molto meglio. Allora, loro sono qua dietro, giusto? Bene. Qui possiamo anche chiudere, mentre loro li facciamo venire da questa parte. Tu puoi benissimo andare di qua, bene. Se vuoi già restare nel buco, non mi dà fastidio. Anche tu, bravo. Fate da soli, ok. Fate da soli, va bene. Però mi andava bene se stavi nel buco lì, Qua sotto, vabbè, si può anche richiudere. Qua sarà scavato, perché ci andrà il quarto villager, mentre adesso qua sotto noi ci dobbiamo mettere sicuramente una crafting al centro, e poi dobbiamo fare altre slab. 6 dovrebbero andare bene. Allora tu sarai bloccato qua, questo lo possiamo levare. Poi uno di voi deve andare dove ci sono gli altri 2 buchi, soprattutto tu che sei abbastanza infame. Perfetto, di qui non ti muovi. Sapete che a questo punto facciamo una roba tipo così, che non ha molto senso, però effettivamente potremmo anche toglierla. Non ha molto senso. Lasciamo semplicemente così, ti sposti, mi lasci mettere questi 2 pezzi, così che libero anche il tuo amico, e tu vai a posizionarti nell'ultimo posto. Effettivamente non ho pensato che ci sono le scale che danno fastidio. Vai, c'hai il tuo bel posticino lì, dai. Ti porto giù anche il tavolo. Oh giusto, ragazzi, non mi sono ricordato che in Minecraft Hardcore ci vogliono le porte fatte di ferro, perché i mob spaccano le porte, quindi facciamo una roba così. Ovviamente il ferro l'ho finito, quindi si dorme, si rompe le palle agli Iron Golem. Salve, lei come va? Mi darai il resto. Sette di ferro, mi rimane un pezzettino solo. Abbiamo una bella porta. Facciamo una pressure plate di legno. Si può fare di legno? Ce l'ho le... Non ho del legno trasformato, c'è soltanto quello smonco. Ok, si apre. E poi vabbè, per terra ci mettiamo, anzi qua, no, un po' scomoda. La mettiamo per terra, tanto non deve essere bello, deve essere funzionale. Ora, qui sotto tu dovresti andare in quel buco, mi fai il piacere di andare lì. Gentilissimo, grazie. Io rimetto la scala e adesso abbiamo tutti i villager pronti a lavorare per noi. Credo che sotto questa stanza farò un'altra stanza, dove ci metterò il tavolo degli incantesimi. Quindi lasciamo già qua rotto, e ci mettiamo il pavimento così, e lo lasciamo pronto per la prossima volta. Anche perché ora il mio obiettivo è, anche se non ho smeraldi, trovare qualcosa di carino, un enchantment carino. E ovviamente lo possiamo fare con i lectern. Togliamo lo scudo e io mi ispiro da questo villager qua. Ok, non mi dai niente, quindi ci mettiamo questo nella seconda mano e ci mettiamo qua a cominciare a farmare Charge. Beh, Infinity non era male. Curse of Binding è la cosa più inutile di sto mondo. Knockback non è male, però a me servirebbe quel libro chiamato Mending, sai? Conosci? Protection 4 lo posso trovare in modo più semplice. Adesso devi darmi Mending, dai. Non è un libro difficilissimo da trovare. Cioè più o meno 28. Cioè prima me l'hai dato a 8, adesso a 28. Adesso a 22, ma sei sempre knock. Tu sei quello del knockback. Punishing, Riptide, Fire Protection. Proviamo a cambiare villager. Ha ha ha.
Paling 4 era carino, eh? Oh, perfetto. Ci abbiamo messo un po' di tempo a trovarlo, ma va bene. 5 minuti più o meno. Allora, per bloccare lo scambio mi bastano solo 24 pezzetti di carta. Credo di poter fare. Perfetto, ne abbiamo giusto 24. Sboom. Ora abbiamo anche il mending bloccato. Ora ti giro giusto questo e l'altro lo lascio qua. Ti lascio qua gli smeraldi. Poi io direi che è ora di craftare un oggetto abbastanza importante che ci servirà nel prossimo episodio, forse. Ecco qua, perfetto. Lo lasciamo lì. Qui per ora abbiamo finito. I villager sono al loro posto, tutto al loro posto. E visto che abbiamo i villager, ci servono gli smeraldi, perché con loro possiamo scambiare delle cose interessanti. Mi vado a informare su qual è il villager che vende le armature, perché ogni volta non mi ricordo mai qual è. Credo sia quello con la mola. Possiamo fare un test velocemente. Giusto, sei tu quello. Ok, sì, sarà quello che poi scambierà le armature. E niente. La prossima volta vorrei riuscire a raccogliere i materiali per fare la farm di raid. Lo so, siamo ancora saremo al terzo episodio. Ma almeno raccogliere i materiali lo farò off camera. Vedrete che sarà una farm che ci servirà più avanti. Detto questo, io vi ricordo che potete iscrivervi al canale e niente, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!